Grazie a tutti voi che avete organizzato questa cosa, seppur con le difficoltà del momento, è stato insomma. E dai, tutto sommato siamo puntuali. Non so se è successo a voi come a me, ma negli ultimi 9-10 mesi hanno trovato tutti infinite scuse per arrivare in ritardo a un convegno online. Non c'è traffico. Noi siamo bravi, tutto sommato, 10 minuti è una cosa che è ragionevolmente normale. Cercheremo di accelerare un pochino. Vado veloce. L'open source, vabbè, questa è una delle mie manie, lo sapete. Gli acronimi mi divertono molto, ma tiro dritto. Uno ve l'ho detto prima, un paio ve li ho detti prima. Per chi non mi conosce, sono informatica e ho fondato alcune associazioni. Sono stata assessora a Roma per 38 mesi con le deleghe specifiche, ma di questo ve ne parlerò dopo perché qualche cosa abbiamo fatto anche lì. Siamo partiti con la normativa nel 1941, 1941, in cui le amministrazioni, in teoria, perché ahinoi, si parla di amministrazioni cui spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Flavia, ricorda Niente. di chiudere la webcam così non stai Sì? Sì, solo al hai telefono. ragione, corretto, corretto, grazie. A te. Quindi la normativa, se vogliamo, visto che quando io acquisisco software è un'opera creata e pubblicata sotto il mio nome, di mia impresa, scusate, amministrazione, e a mio conto e spese avrei in teoria il diritto d'autore. Dal 1941 pare che non sia così. I primi due che hanno in qualche modo attivato interventi normativi nel 2002, 18 anni fa, sono l'ex senatore Cortiana e l'ex deputato onorevole Pietro Colonna, che hanno lanciato i primi segnali di normativa. Poi è arrivato il ministro Stanca, che è stato il primo ministro per l'innovazione e le tecnologie, e ha istituito la prima delle due commissioni sul software open source nella pubblica amministrazione, anche lui nel 2002, capitanata dal grandissimo super professor Angelo Raffaele Meo, che ha generato un'indagine conoscitiva sul software open source. A valle di questa indagine conoscitiva è stata definita sempre dal ministro Stanca una sua direttiva in cui si parlava di sviluppo e utilizzo di programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni. E secondo la direttiva, e qui siamo al 2004, pare che la strada sia lunga, le pubbliche amministrazioni devono acquisire programmi per elaboratore dopo aver effettuato una valutazione tecnica ed economica comparativa, tenendo conto anche del TCO, del Total Cost of Ownership, delle singole soluzioni e del costo di uscita. Non parliamo di lock-in, tanto sapete esattamente di che cosa sto parlando. Poi sono arrivate le leggi regionali, la primissima a gennaio 2004 della Regione Toscana, hanno seguito altre, non le ho scritte tutte, ma insomma ce ne sono tante. E il motivo è, ok, abbiamo la legge nazionale, abbiamo le leggi regionali. Che cosa sta succedendo? Poi è arrivato il CAD 2005, Codice Amministrazione Digitale, l'ha già citato Giordano, immagino sappiate che cos'è, comunque è un testo che riunisce tutte le normative sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e i famosi due articoli 68 e 69, dove il 68 che cosa dice? Cara pubblica amministrazione, tu devi valutare, fare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni di mercato, A, B, C, software libero o a codice sorgente aperto. Lo devi fare in ogni momento in cui tu faccia una gara per acquisire software. Beh, lo fanno, quasi. L'articolo 69 prevede il riuso, ai sensi della legge del 1941, se vogliamo, nel senso che io in qualche modo ne ho il diritto d'autore, poi già che ci sono, visto che l'ho acquisito con soldi pubblici, ho l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente. Qui la seconda commissione Meo con il nuovo ministro di allora, che era Luigi Nicolais. Seconda commissione con un'analisi dello scenario europeo-italiano, definizione di linee guida, un'analisi dell'approccio per promuovere la cooperazione, l'interoperabilità e il riutilizzo delle applicazioni, che mi sembrerebbe il minimo nella pubblica amministrazione.
molti comuni qualcosa lo hanno fatto a valle. Io vi posso parlare della recente esperienza fatta. A ottobre 2016 abbiamo fatto una delibera di impegno all'uso del software libero nell'amministrazione capitolina, semplicemente andando a cercare le normative vigenti, e non è che abbiamo inventato niente di nuovo, semplicemente abbiamo detto rinforzato, diciamo, la normativa vigente. Abbiamo installato 14.000 licenze LibreOffice, lo sapete, i dipendenti di Roma sono poco meno di 24.000, più di 7.000 licenze Office sono state disinstallate, attenzione, non per cattiveria, semplicemente perché era da più di 6 mesi che non erano in uso. E visto che nessuna di quelle persone mi ha scritto arrabbiatissimo che non aveva più Office, evidentemente non erano in uso, punto, non gliene potevano portare di meno. Evidentemente non le utilizzavano. Allora perché sono state comprate? Per distrazione, perché erano embedded nel pacchetto sistema operativo, eccetera, eccetera. Non lo escludo, così come Teams, se sapete, Teams è embedded appunto, e quindi c'era già, diciamo così, nei pacchetti dei singoli dipendenti della pubblica amministrazione. Ma se erano 6 mesi, perché mai non fosse altro che per continuare a pagare la licenza, forse 7.000, poi credo che dovessero diventare di più. Il software della contabilità è passato a open source, per la posta elettronica come client si usa Zimbra, poi a settembre speriamo che continuino, qualche dubbio viene, ma noi dobbiamo fare watchdogger, come si dice, dobbiamo continuare a vegliare, fare proprio i cani da guardia, veramente, è l'unico modo, perché se continuano a fare così, prima o poi perderemo. Sono arrivate ancora l'anno scorso, a maggio, le linee guida per l'acquisizione, il riutilizzo e riuso del software nella pubblica amministrazione. Potevano essere fatte meglio, ma sicuramente esistono, e se tutte le pubbliche amministrazioni le in qualche modo adottassero, sarebbe già un enorme passo avanti. E poi, di nuovo, il professor Meo, che quest'anno, proprio a valle di questi interventi, diciamo, poco ortodossi della ministra Azzolina relativamente all'adozione di software, il professor Meo scrive una lettera aperta alla ministra facendole notare l'inopportunità delle pagine di suggerimento dedicate a piattaforme didattiche proprietarie. E qui c'erano 3 dei GAFAM che citava Giordano all'inizio. Non si tratta di fare, lo diceva anche Giordano, la caccia alle streghe, si tratta di legalità, di consapevolezza, di condivisione, di questo si tratta. E anche, appunto, a proposito di legalità, della valutazione comparativa che abbiamo visto essere prevista in una normativa di 15 anni fa. Sempre nella lettera si legge che appunto ci sono in rete piattaforme libere, quindi si può, e a mio modesto parere si deve, e per questa ragione chiedeva nella lettera di adoperarsi per cogliere questa opportunità destinando gli investimenti nella direzione giusta, ovvero nell'adozione di tecnologie di software libero. Questa è la storia della Commissione europea negli ultimi 20 anni. C'è stato un intervento, l'ultimo intervento è abbastanza più forte rispetto a come è stato negli anni precedenti. Forse, spero, sono ottimista, voglio esserlo, la spinta della Commissione europea potrebbe essere un incentivo ai governi europei e quindi anche a quello italiano per andare nella direzione giusta. Anche se, andando a leggere, dice bene, definisce il free and open source software, siamo contenti, lo definisce in maniera ragionevolmente semplice, ma giustamente insiste nel fatto che facilita collaborazione, innovazione e agilità. Agilità intesa di agile, insomma. E stupisce un po', ma insomma lo dice, lo dichiara, bene, siamo contenti lo stesso, dice che l'open source coglie l'essenza della pubblica amministrazione, dei pubblici servizi, perché per esempio conclude dicendo che è un beneficio per tutti. Lo sapevamo, ma è bene che resti comunque scritto, scritta manente, lo scrive un'entità superiore che è la Commissione europea, appunto.
Ancora dice dobbiamo lavorare perché queste cose arricchiscono la società e abbassare i costi, perché no? C'è anche questo elemento, sappiamo bene che non è l'unico, ma sicuramente succede anche quello. E l'open source ha un impatto sull'autonomia digitale dell'Europa, autonomia digitale dell'Europa. Ed è questo che con cui abbiamo iniziato questa mattina con Giordano, ma anche pensate al cloud, quante problematiche possono essere correlate e quindi come si potrebbe ridurre al minimo il rischio del vendor lock-in. Queste sono sempre frasi della strategia open source dell'Unione Europea. Bene, arriviamo all'Italia, leggiamo la strategia per l'innovazione tecnologica e digitalizzazione del paese 2025, cioè da qui ai prossimi 5 anni, non solo il riuso è citato 2 sole volte, ma potrebbero essere 2 volte essenziali, mi accontento, l'open source non c'è mai, mai, e non si legge, permettetemi di dire, nemmeno tra le righe purtroppo, perché a volte potrebbe non essere necessario se fosse dato per scontato, ma ai noi no. Non è dato per scontato, questa almeno è la mia interpretazione, spero di avere sbagliato io a interpretarlo così. Che cosa possiamo fare? Perché poi dobbiamo essere propositivi, ne sono certa. Intanto un'analisi ancora una volta, non come caccia alle streghe, sono d'accordissimo con Giordano, non è puntare il dito su chi sbaglia, ma sapere quante e quali amministrazioni hanno soluzioni non open source e sulla motivazione delle loro scelte. E sulla motivazione arrivo alla proposta di disegno di legge. Vi dicevo, l'obbligo ai sensi del codice di amministrazione digitale, le pubbliche amministrazioni quando fanno una gara per acquisire software, devono allegare agli atti di gara in cui aggiudicano alla ditta X che non fornisce software open source ma software proprietario, devono, ripeto, scusate se l'ho detto 1000 volte, ma è essenziale che si capisca bene, allegare la motivazione. Bene, quindi significa che in tutte le gare, in tutte in teoria delle n.000 amministrazioni, fate conto sono solo 8.000 i comuni, n.000 amministrazioni che fanno gare per acquisire software, io dovrei poter andare a trovare la normativa vigente conforme in cui questi signori mi dicono perché hanno scelto quel software anziché un software open source. Quindi la proposta che faccio è di fare un disegno di legge che includa l'obbligo di pubblicare la motivazione, perché le motivazioni, ripeto, sono obbligatorie, ma le allegano in un magari un cartolario sperduto Dio sa dove, invece di pubblicarle nella sezione amministrazione trasparente, che voi sapete ai sensi del decreto 33/2013 è obbligatoria, ci sono alcuni documenti che obbligatoriamente tutte le pubbliche amministrazioni devono inserire in questa sezione che a sua volta è obbligatoria in ogni sito della pubblica amministrazione. Ecco, quello che io chiedo è mettetemici anche per favore le motivazioni che vi hanno portato a scegliere in quella gara quel software anziché un software libero. Questo permetterebbe anche di fare uno studio molto più facilmente, perché si può fare crawling tra quelle sezioni senza dover andare a fare accesso agli atti, che è vero che è anche questo normato, c'è il FOIA, siamo tanto contenti, ma questo implicherebbe spendere milioni di anni per andare a guardare, a chiedere agli n.000 enti pubblici che ci diano tutte le motivazioni delle n gare che stanno facendo. Quindi questo semplificherebbe, e la semplificazione è una delle keyword di tutti i governi che ho visto negli ultimi 40 anni, da quando ho più o meno il senso della ragione, e mi occupo un po' di politica, ma sicuramente la trasparenza è un'altra parola chiave che da destra a sinistra utilizzano tutti i politici dell'universo. Bene, allora trasparentemente mettete in questa sezione le motivazioni per cui l'amministrazione X o Y o Z, non importa quale, ha definito, ha scelto. Poi, ripeto, nessun dito puntato, ma magari anche delle buone ragioni. Bene, ha delle buone ragioni che potrebbero essere bypassate supportandoli, per esempio, a cercare soluzioni alternative.
E che cosa possiamo fare ora? È arrivato il momento di fare squadra. Lo possiamo fare solo, esclusivamente insieme. E quando dico insieme intendo veramente tutti gli attori. Noi come associazione, ma non solo, le università che vedremo oggi pomeriggio, i centri di ricerca, le imprese, perché di imprese italiane che si occupano di open source ce ne sono tantissime, e ovviamente le amministrazioni a livello centrale e locale. La strada è tracciata, è sicuramente quella giusta, ma dobbiamo continuare a pungolare, a verificare, a fare appunto questo pungolo costante e quotidiano, perché le linee guida e le normative siano rispettate. È l'unica chance che abbiamo che prima o poi si arrivi a meta. La Presidente von der Leyen ha detto una cosa condivisibilissima, spero che in questo guidi tutta l'Europa, compreso il nostro paese, dice: non è mai troppo tardi per raggiungere la sovranità tecnologica a livello europeo, sta parlando. E quindi ancora una volta ritorniamo a GAFAM, che tanto sovranità europea non è. Mi fermo, sono ragionevolmente certa che ce la possiamo fare, lo possiamo fare solo ed esclusivamente insieme, quindi davvero... Grazie dell'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande.